Eccolo qua, già in borghese, dopo il parco chiuso, lo stanno chiamando fra poco per la premiazione, per uno splendido posto nell'assoluto. Dici tu un po' dove sei arrivato nell'assoluto. Quinto assoluto dovrei essere, ero così, poi ora non l'ho guardato i tempi. Sì, confermo, quinto assoluto con la Violetta, quindi sempre più in alto con questa macchina curata dall'officina Fallara. Più in alto non posso andare, ormai siamo arrivati a un limite, con le sport non possiamo fare niente, però ci difendiamo bene con le altre classi, con le classi Unitalia. Abbiamo fatto una bella gara pure qua, terza macchina sono partito per una cosa mia, non volevo, ho risparmiato un po' tutto. Diciamo per il tempo realizzato non c'era bisogno di scendere, non pensavi di scendere ancora ulteriormente? No, avevo fatto un 0,5 la prima manche, poi ho fatto un 0,3 però toccando un birillo, però il 0,5 già era un tempo che mi portava già alla vittoria, io lo sapevo. Bene, prossima gara dove sarai impegnato? Domenica prossima a Bacalati. Va bene, gara di casa? Là vicino, siamo vicini, in casa di mio nipote Priolo siamo là. Perfetto, d'accordo. A domenica allora, grazie. S classe S4, Agostino Fallara che vince anche il gruppo S. Agostino. Si vince Agostino. Voto ricordo. Quinto posto. Per chi è il quinto posto? Colui che non viene menzionato mai dal sottoscritto. Agostino Fallara! E tu per farmi un dispetto arrivi sempre tra i primi 10. Quarta posizione ritorna Gaetano Piglia! E adesso il podio. Terza posizione Eugenio Scalercio, portacolori della New Generation Racing. Buonasera. Allora, secondo posto Antonino Branca. E adesso accogliamo con un grande applauso il trionfatore della sesta edizione dello slalom città di Oppido Mamertina,
Gaetano.